Benvenuti alla quarta puntata di Ponti Blind Plate, piatti che conquistano ad occhi chiusi. Diamo il benvenuto quindi a Massimo, il nostro quarto concorrente. Ciao Massimo. Ciao Chiara. Come stai? Bene, tutto bene. Grazie. Risotto con? Risotto con zucca, salamella Buono. E castagne. Non sei del sud, vero? No. Dove sei? Sono di Carpi, Modena. Ah, ok. La vestizione deve essere completata, quindi così sei ufficialmente il cuoco di oggi. E direi di iniziare. Raccontami un po' la ricetta, come la fai? Guarda, la ricetta è naturalmente la cultura della mia terra, e quindi noi abbiamo riso, risaie, zucche. E ho aggiunto la castagna perché questo è un risotto autunnale. E tu aggiungi anche dell'aceto, vero? O alla fine ci va l'aceto balsamico, ci va la glassa, che è perfetta perché è densa. E tu sei uno che osa abbastanza in cucina? Sì, io provo tanto. Sei un passionale? Sì. Sia in cucina che nella vita? Sì, sono molto appassionato, sì, sicuro. La cottura della zucca è al forno. Perché rimane ovviamente molto meno acquosa. Aggiungo un po' di castagne. La facciamo un po' rosolare, poi cominciamo ad aggiungere la mostarda. Ma come lo definiresti tu questo piatto? Dovrebbe rispecchiare te, quindi non dire non usare aggiungere. Eclettico. È eclettico, c'è tanta roba. È anche un po' romantico? No, romantico non lo so in questo caso. E sei eccentrico invece? No, eclettico, secondo me. È eclettico, non eccentrico. Non eccentrico, no. Timido però no. No. È della tua zona anche questa? Sì, la salamella è proprio tipica della Bassa del Po, quindi dal Po fino a Secchia, fino alla mia zona. Che la facciamo buona. E il balsamico dove lo metti? Mettiamo sul risotto all'inizio, sotto come base del piatto, e sopra con il parmigiano, è perfetto. Cos'è? Sarà un carnaroli? Carnaroli o viola nel nano andrebbe bene, certo. Carnaroli è perfetto. La zucca tu la aggiungi dopo, quindi? Sì, l'aggiungo a metà. Uno? Sì. Ok. In questo dolce che è meraviglioso. No. Guarda, il colore della mantovana è splendido. Tanto adesso tu aggiungi la castagna, sì. Dopo metti un po' di parmigiano? Metti il parmigiano alla fine in manticatura e metti un po' di noce moscata. Vado con... Abbiamo la mostarda che bilancia tutto e che rende tutto ovviamente a tendenza dolce. Io prendo la glassa. Sì. Così. Ah, fai proprio un po' old style. Esatto. Sei uno che osa. Oso. Così. Mettiamo sopra così la sente. Il parmigiano. Così, all'angolo va. Quindi pronto? Sì. Io completo L'opera. Andiamo? Buongiorno Filippo. Oh, buongiorno Chiara. Il piatto è già pronto davanti a te, puoi annusarlo, puoi sento assaggiarlo. Sento aceto, subito. Sì. Così forte il sentore. Mi è venuta una zaffata di aceto, guarda. Questo è il riso. Così all'olfatto? Sì. Cipolla a gogo. Quindi cipolla, aceto, formaggio, sarà una grana, castagna. Sì, era la decorazione. È buono? Mantecato con un po' di zafferano probabilmente. C'è un qualche altro ingrediente? Guarda, che viene c'è un dolciastro che mi inganna. Forse c'è la zucca dentro. E questo dolciastro potrebbe far pensare ad una personalità timida, passionale, romantica o eccentrica? Eccentrica. Eccentrica? Sì. Non sarà un timido o una timida? No, non credo che sia timido a... Sarà passionale? È passionale, non è maschio. Sì. Un maschio che potrebbe essere del nord, del sud, del centro o delle isole? L'interpretazione di questo riso è tipicamente di Milano, credo. Quindi un maschio del nord. Lombardo, sì. Proviamo a vedere com'era il piatto? Certo. Allora, adesso ti svendo. Buongiorno, quindi è un risotto assolutamente giusto. Il voto che darei, sai,
a me da 1 a 10 non mi piacciono. Andiamo a vedere chi è. Sì. Questo uomo del nord, abbiamo detto. Ora sarà una femmina. Ecco il concorrente. Oh, come stai? Ciao, Filippo, come stai? Ah, benissimo. Ho indovinato però. È maschio, molto buono però. Grazie. Fantastico. Grazie, grazie. Bravo. Grazie ancora. Ciao, caro. Ciao. Grazie mille. Ciao.